partenza alle ore 4 per raggiungere la valle del Colca per ammirare il Condor. Ammirare. La strada è molto lunga e tortuosa ed attraversiamo uno dei punti più alti di questo viaggio, il passo del Patapam. Questa è la bella, questa è la super brutta. Ah, pensa che rispetto. Passo di Patapamba, che raggiunge una spinta di 4.900 metri sul livello del mare. 4.910 è 10 metri giustamente del mare, ben 100 metri più in alto del Monte Bianco, il più alto d'Europa. Ci sono punti di linea però. Mi avete dato qualcosa? No? Lungo la strada ci troviamo ad affrontare degli imprevisti, quando viaggiamo in un paio di occasioni resta bloccato per la strada dissestata. Il paesaggio è veramente spettacolo, molto bello. Poi probabilmente qua sotto c'è il fiume che scorre proprio qui. Che adesso di qua non lo vediamo, magari di là. Ah, ma arriva lo speleologo! Miradolfus del Condor, per ammirare sto benedetto Condor che manco si fa vedere. Non l'avessi mai fatto perché avevo dimenticato il cappello nel pullman, quindi sotto il sole, la fame e la notevole altitudine iniziano i primi problemi, il sintomo del mal di montagna. Verso le 11 decidiamo di ritornare, per cui ci dirigiamo verso Shivei, la nostra prossima tappa. Il 20 ci vai, Patapampa, Lagunone. Com'è? Lagunillas. Oggi si va verso Puno e ci fermeremo facendo alcune tappe lungo il percorso, tra cui il Patapampa, da cui c'è una spettacolare vista sui vulcani che circondano questo meraviglioso paesaggio.
Ay, ay, ay.